basta, a mio avviso, va indagato, potrebbe essere anche arrestato. Anzitutto una notizia, sì. Quel signore prima che ha lanciato un'accusa gratuita e grave nei miei confronti, sì, è stato, sì, già arrestato. Bentornati cari followers, bentornati sul canale del vostro Yugufo. Ragazzi, ancora dobbiamo cercare di fare chiarezza, dobbiamo capire quello che è successo dopo il pareggino che abbiamo fatto col Genoa. Ragazzi, molti di voi stanno sclerando, molti juventini già stanno dando di matto. Prima di iniziare però vi ricordo il momento tenerezza. Iscrivetevi al canale, è molto importante l'iscrizione al canale, altrimenti il vostro Yugufo verrà licenziato e sarà colpa vostra, avrete proprio sul groppone, proprio sulla coscienza, il licenziamento del vostro Yugufo. Ragazzi, lasciate un commento, io risponderò a tutti non appena possibile. Questi giorni sono stato occupato per tante vicissitudini. Però ragazzi, vorrei raccontare un incidente spiacevole che è successo praticamente con la macchina nuova, comprata da poco, però ragazzi, macchina di seconda mano, però ho cambiato macchina. Ero al centro commerciale con la mia macchina nuova, tutto contento. Nell'aprire la portiera, un signore al centro commerciale ha urtato praticamente la mia macchina. E lì io mi sono preoccupato. Ho detto attenzione, perché adesso nella partita Lazio-Inter sicuramente si partirà con un rigore a favore dell'Inter. Ragazzi, se ti toccano la macchina nel parcheggio, tu sai benissimo che è rigore per l'Inter. Qualsiasi episodio che succede, bisogna dare rigore all'Inter. Poi se è il rigore a favore della Juve, andiamo a vedere poi che cosa si inventeranno all'Open VAR, perché poi ha strisciato, perché comunque ci sono delle dinamiche, ci vuole la chiave dinamometrica per capire se è rigore, se non è rigore. Ragazzi, ho visto nei commenti che molti di voi si sono lamentati su quello che ho detto nel video di ieri. Ragazzi, ci può stare, perdere punti con il Genoa, ci può stare. Alla fine le Juventus piene zeppe di campioni, quando noi avevamo una corazzata proprio che avevamo dentro tutti i campioni, certe volte noi perdevamo punti con le piccole. Queste cose ci possono stare perché statisticamente nessuna squadra vince tutte le partite, a parte il Napoli, che quando non vince è sempre colpa della Juve, perché loro le vincerebbero tutte. Però tutte le altre squadre del mondo, anche Barcellona e Real Madrid, non le vincono tutte. Noi abbiamo avuto questo passo falso contro il Genoa. E voi mi direte, sì, però il rigore, dammi il rigore. Sì, il rigore si dà, però la Juventus negli anni ha dimostrato sempre che noi siamo sempre stati più forti anche degli errori arbitrali. Come abbiamo dimostrato col Verona, dove ce l'hanno messa tutta per non farci vincere la partita. Però alla fine noi abbiamo vinto, dovevamo fare lo stesso con il Genoa. Poi, il rigore ci stava, è normale che era rigore. Ragazzi, tutti gli anti-juventini, tutti i nostri detrattori seriali, tutti quanti, hanno detto che era rigore. Lo ha detto Variale, lo ha detto Magneti Marelli. Poi alla fine, ragazzi, l'unico proprio indiscutibile, l'unico che proprio deve per forza farsi notare è il cervo di Mirandella. Ragazzi, lui sta soffrendo e quindi ha bisogno di click, ha bisogno di cappuccini e brioche, quindi per favore fatevi l'abbonamento sul canale del cervo, perché ha bisogno, deve portare il pane a casa. Infatti lui dice non è mai rigore, perché avevamo detto che se tocca prima su un'altra parte del corpo e poi va sulla mano, non è mai rigore. Quindi secondo il cervo non era rigore, però tutti gli altri hanno detto che era rigore. Effettivamente è stato scandaloso, proprio come la VAR o il VAR non sia voluto intervenire. Però sono cose che ormai abbiamo imparato. Quando si tratta della Juventus le regole cambiano. Per esempio, voi avete visto che il fallo di Berardi su Bremer lì non era rigore, ragazzi, perché ha strisciato. Allora poi andiamo a vedere che Lukaku fa questo intervento lì, non ha strisciato, e quindi adesso dobbiamo per forza dare l'espulsione a Lukaku. Poi invece su Yıldız, alla fine Malinowski non solo fa il fallo, lì ha strisciato, ma ha strisciato in una maniera proprio violenta, infatti non era nemmeno cartellino giallo. I calciatori del Genoa si sono incazzati, neri, sono andati tutti, hanno accerchiato l'arbitro per aver dato un giallo a Malinowski. Tra l'altro Malinowski sportivamente gliel'ha detto. Voi avete visto che Malinowski dopo il fallo si è messo così abbassato verso Yıldız, che era al suolo stramazzito, dice che fai? Ha strisciato! Lui gli gridava proprio, gli stava urlando, ha strisciato!
perché effettivamente ha strisciato, ragazzi. Poi il cervo di Mirandela giustamente ci spiega il regolamento. Voi se siete per esempio in area di rigore, prendete pure la palla con le mani, e l'importante è che prima la fate toccare, la prendete con un'altra parte del corpo. Voi potete fare uno stop di ginocchio, uno stop di petto, poi la prendete la palla e dici no, ma prima toccate il petto e andate avanti. Potete pure portare il pallone sotto braccio, come si fa con il rugby per esempio. Non è rigore perché se tocca prima una parte del corpo, il fallo di mano non c'è, giustamente ce lo fa notare il cervo di Mirandela. Ragazzi, avete visto poi quelli giustamente del Genoa allo stadio, hanno gridato ladri, ladri, sapete solo rubare, perché hanno dato il cartellino giallo per questo falletto strisciante di Malinowski. Alla fine, ragazzi, non era successo praticamente niente perché aveva strisciato. Poi avete visto che ci sono tanti tifosi juventini che giustamente odiano Allegri, però non si vogliono fare nemici. Allora, giustamente, faccio vedere, per esempio c'è questo post molto simpatico che ci fa capire come funziona lo juventinismo, no? Andiamo a vedere Edoardo Mecca, un grandissimo personaggio, ci mancherebbe, ragazzi, lui fa le imitazioni, ma a parte le imitazioni è un signore, è un ragazzo molto simpatico, molto piacevole da ascoltare su Juventus. E lui infatti dopo la vittoria col Napoli, vedete, lui aveva detto: va dato un grande merito a Massimiliano Allegri, la Juve per intensità è finalmente tornata ad essere una squadra difficilissima da affrontare, hashtag Juventus Napoli, contentissimo della Juventus. Poi perdiamo 2 punti contro il Genoa e lì praticamente catacombe, eclissi, ragazzi, tutto da rifare, attenzione, scendo dal carro, tralasciando il VAR. La Juve non può continuare a giocare da provinciale contro chiunque. Non c'è mezza idea, trama offensiva, manca il coraggio di rischiare. No, la Juve non può giocare da provinciale e si arrabbia, ragazzi. Come vedete, ognuno ha la propria idea, ognuno. Quando la Juventus vince magari siamo contenti, dice vabbè, Allegri è scarso, però abbiamo vinto. Però poi subito dopo che c'è questo pareggio disastroso, catastrofico contro il Genoa, e adesso scendiamo dal carro, non si può fare così. Una partita bene, però l'altra poi subito si scende dal carro. Cari followers, io non voglio difendere nessuno, né i calciatori, né la Juventus, né Allegri. Non si tratta di difendere, si tratta di fly down, ragazzi, volate basso, state calmi, rilassatevi, calm down, perché alla fine è solo una partita che è andata male. Voi mi direte, però il VAR ci poteva dare rigore, molti di voi mi hanno scritto, no? Allora tu, Iugufo, dici pareggino giusto, perché dici che era giusto il risultato? Dammi rigore così io vinco. A parte che il rigore va trasformato, e comunque noi se non li tira Vlahovic magari li trasformiamo. Però, ragazzi, capisco che c'è rigore, però il fatto è che la Juventus non è riuscita a tirare in porta, non è riuscita a fare delle azioni come in altre occasioni. Abbiamo fatto un po' una partita brutta, però, ripeto, ci sta, anche perché se noi perdiamo punti, molto probabilmente li potrà perdere l'Inter, anche se, ripeto, ragazzi, tutti gli episodi portano a rigore verso l'Inter, tutte le strade portano a Roma, tutti gli episodi portano per un rigore dell'Inter, quindi la Lazio, se dovrà vincere stasera, dovrà per forza vincere facendo almeno 2 gol, perché l'Inter un rigore a partita comunque glielo danno. Voi avete visto Shrek? Io dico no. Lui adesso ci viene a dire che Massa Massa deve essere arrestato. Massa andrebbe arrestato perché ha fatto questo. Io capisco che è un'indecenza, capisco che Massa deve essere uno di quegli arbitri, come disse una volta Spalletti, e lo ha fatto capire che non gli sto mica simpatico. Sicuramente la Juventus non gli starà simpatica a Massa, anzi, diciamola come sta, sicuramente Massa è lui che odia la Juventus a prescindere. Va bene, odiamo la Juventus e sta bene, Massa non ci dà il rigore perché noi sappiamo come va. Però adesso, no, io capisco che abbiamo il canale, ognuno può dire quello che vuole, io mi vesto da cartonato, io faccio gli scherzi con il gufo, faccio gli scherzi con Alvino, ognuno fa quello che vuole sul suo proprio canale, domani mi vesto di cartone, sta bene per sfottere quelli dell'Inter, mi vesto tutto di cartone, ci sta. Però iniziamo a dire sui social adesso, Massa deve essere arrestato, arrestatelo perché questa è una truffa, è una truffa. Ragazzi, non è una truffa, è l'orientamento calcistico, è una cosa che ci fa indignare, sono d'accordo, siamo indignati, ma non solo per il fatto del VAR di Genoa, è dall'inizio del campionato che stanno facendo un sacco di
diciamo così, di aiutini arbitrali all'Inter, ma non solo a scapito della Juventus, a scapito di tutte le altre squadre. Non dimentichiamoci che 2-3 giornate fa, quando è stato il Napoli a dover pagare dazio al nostro Gabri Gravina, perché comunque non hanno dato il rigore a Osimhen, c'era un fallo proprio sul nascere dell'azione che ha portato il vantaggio dell'Inter. Ragazzi, quest'anno è così, hanno deciso che deve vincere l'Inter e la FIGC regna sovrana, non è solo contro la Juve, spesso è contro la Juve, la maggior parte delle volte è contro la Juve perché siamo secondi, però ragazzi, quando l'Inter deve vincere, loro non guardano in faccia nessuno, è così, quest'anno sono molto fortunati, è la stagione dell'Inter, sono molto fortunati con gli arbitri, però stasera devono vincere. Devono dimostrare comunque di poter vincere contro la Lazio di Maurizio Sarri, che è una Lazio un po' così ballerina, non si sa bene se è una squadra comunque che trova una certa continuità, perde la continuità, quindi stasera vediamo cosa riescono a fare. Magari nella partita secca quelli della Lazio scendono in campo tutti ingrifati e fanno il miracolo come lo hanno fatto il 5 maggio del 2002 e magari riusciamo anche noi addirittura a rosicchiare un punto se loro perdono, non si sa ragazzi, state calmi, poi se loro dovessero andare a più 4, campionato è ancora lungo, non iniziate adesso a dire che è tutto finito, scudetto all'Inter, ho letto lì già, scudetto all'Inter, abbiamo perso, vedete, quello ha sbagliato, Allegri, quello è il gioco che fa, ragazzi, io vi dico quello che vi ho ripetuto nell'altro video, secondo me l'unica speranza è che noi possiamo prendere un centrocampista pensante, uno buono. Magari il mio sogno sarebbe prendere un centrocampista che possa fare il regista difensivo, quindi noi a centrocampo potremmo mettere come mezzala Locatelli e già lì le cose potrebbero migliorare, perché Locatelli sta facendo il regista, si sta sforzando, magari è cresciuto molto nel fare il regista, però lui è un calciatore che non nasce come regista. Dobbiamo prendere un regista così poi possiamo fare un calcio un po' più propositivo e i nostri attaccanti potrebbero iniziare a fare gol. Se voi vi ricordate, ve lo ripeto, nella prima parte della stagione Vlahovic aveva fatto dei gol, Chiesa stava facendo dei gol, perché? Perché giocavamo un altro tipo di calcio, un calcio offensivo. Però con questi centrocampisti che noi abbiamo, quando si fanno degli errori che ci sta quando uno attacca, che fa un passaggio sbagliato, le squadre subito ci arrivano in porta e ci fanno gol in contropiede, perché questo centrocampo non è adatto per fare un calcio offensivo. Vediamo se compriamo un centrocampista o magari due, ci fa il regalo di Natale, giunto, e con dei centrocampisti più efficaci a centrocampo magari si può fare un altro modulo per far giocare più Inning Junior, per far segnare di più Chiesa e Vlahovic, cioè lì magari possiamo anche dare un colpo di coda e vincere poi, non dico lo scudetto, però dare fastidio all'Inter fino alla fine. Però così ragazzi, purtroppo, sono cose che succedono. Abbiamo perso 2 punti per strada. Però venivamo comunque da un filotto di vittorie consecutive, a parte il pareggino con l'Inter, dove comunque affrontavi l'Inter, la prima in classifica. Abbiamo pareggiato. Stiamo calmi, adesso andiamo a giocare, mi sembra, con il Frosinone. Poi partita difficile, mi sembra, con la Roma. Piano piano ragazzi. No, non fasciamoci la testa prima che l'Inter abbia il rigore del giorno. Stiamo tranquilli, vediamo stasera che cosa succede. Poi se i cartonati dovessero vincere, alziamo le mani, siamo sempre a meno 4 punti. Non fa niente, andremo avanti per la nostra strada, ricordandoci che se nel calciomercato di gennaio facciamo un acquisto importante, magari li possiamo dare fastidio sul serio fino alla fine del campionato. Poi non dovesse essere così, pazienza ragazzi, questo è il gioco che abbiamo al momento. Servono dei calciatori a centrocampo. Con l'infortunio di Rabiot, purtroppo all'ultimo minuto si è visto il nostro centrocampo inferiore, il nostro centrocampo sempre in difficoltà, sempre in affanno, e giocavamo contro il Genoa. Figuriamoci giocare con una squadra che fa un attacco, un calcio un po' più efficace, ragazzi, potevamo pure perdere. Quindi mi raccomando, non vi buttate subito a terra, non vi demoralizzate, il campionato è lungo. Ad ogni modo ragazzi, la seduta con il vostro Yugufo termina qui, vi ricordo il momento tenerezza, iscrivetevi al canale, lasciate un like, noi ci vediamo nella nostra prossima seduta. Chi non si iscrive al canale deve essere arrestato.